Siamo al SAF con Lina Sastri per La casa di Ninetta. La casa di Ninetta è un film in cui il tema del ricordo è estremamente presente, come se vivesse in un eterno presente. Come è stato lavorare alla trama di questo film e al libretto anche da cui parte questo film? Il libretto l'ho scritto di getto per necessità, dedicato a mia madre, da lui è venuto poi fuori un monologo teatrale, poi ho scritto la sceneggiatura, è stato più difficile perché non era facile un libro poetico tradurlo in un film. Ho seguito il mio istinto e poi ho fatto la regia, anche lì seguendo il mio istinto, scegliendo gli attori che volevo, che mi hanno restituito i personaggi che volevo, parlando poi con questo flusso della memoria, della famiglia, dell'amore, delle donne e di una donna particolare come Ninetta. È come se le donne che gravitano anche intorno alla casa di Ninetta, come Lucia, ma anche come Margherita, fossero un po' accomunate da una sofferenza, da un dolore di base. C'è una... Sei l'unico che parla di dolore in questo film. L'unico. Perché fino a mo' tutti quanti hanno visto un film che parla di dolore senza lacrime. Tu sei l'unico che hai voluto vedere il dolore. Perché? Perché comunque c'è l'amore di Ninetta che viene un po' tradito dal marito, anche un po' dalla violenza del personaggio, che è sicuramente inquadrabile dalla cultura del marito. Il marito non è violento, il marito è negativo, è bugiardo, è traditore. Le donne di una volta sapevano che poi gli uomini in qualche modo potevano essere traditori, ma che l'amore poi è uno per tutta la vita e che una famiglia vuol dire che va tenuta insieme anche in nome di due persone che poi hanno fatto dei figli, no? Quello che adesso non succede più. Non c'è violenza in Alfonso, c'è sicuramente bugia, tradimento, ecco. La sofferenza amorosa, meno male. O vogliamo essere sempre felici ogni momento? È impossibile. Certo. Tu sei mai stato felice sempre quando sei stato innamorato? No. No. E così è. In conclusione, siamo a Rione Sanità e a Rione Sanità era ambientato il sindaco del Rione Sanità. C'è un ricordo in particolare legato a Edoardo che vuole condividere con noi? Ma nel sindaco di Sanità con Edoardo io ho fatto la comparsa e facevo una puttanella del Rione che va muta, non parlavo, ero comparsa, muta, che partecipa al pranzo finale. Una sera non mi misi i gioielli che mi dovevo mettere, non mi misi le cose esuberanti un po' volgari che mi dovevo mettere perché pensavo che stavo in fondo e nessuno mi vedeva. Edoardo invece, che era il sindaco, proprio nel suo monologo finale disse belli gli gioielli e mi fece sentire e capire che in teatro tutto è importante.